il problema anche della povertà di stimolo che vi ho messo in questa slide. Il problema della povertà di stimolo è una questione fondamentale nell'acquisizione del linguaggio, che anche in sede d'esame, uscendo un attimo dall'argomento, spesso viene richiesta. Comunque anche a livello scientifico viene appunto, cioè è una cosa fondamentale, il problema è che secondo gli studi appunto si è osservato nel bambino una discrepanza tra quello che è lo stimolo, cioè quello che sente, gli viene insegnato quotidianamente, quello a cui appunto viene esposto giornalmente, che è appunto povero, è disturbato, discontinuo, ma soprattutto variabile, e la rapidità e uniformità con cui il bambino sviluppa una lingua. È inoltre stato dimostrato che il bambino non sembra imparare la lingua secondo, cioè facendo errori e andando per tentativi e correggendosi dopo essere stato corretto. E sembra invece aver seguito un percorso predefinito, almeno in una parte autonomo da quello che gli viene detto, da quello che gli viene insegnato. E sono gli errori che il bambino fa, sono molto meno, ma anche molto diversi da quelli che ci si aspetta se si procedesse alla cieca nell'acquisizione di una determinata lingua. E per questo si parla di acquisizione del linguaggio e non di apprendimento. Ci vuole appunto distinguere tra queste due cose, in quanto si vuole distinguere l'acquisizione da quello dell'apprendimento, cioè da altre forme di apprendimento basate appunto su tentativi ed errori, e si vuole appunto separarti da questo per fare una netta differenza tra le due cose. Lo studio dell'acquisizione, ci sono vari studi, e alcuni dei primi riguardano cioè, un approccio di osservazione del bambino da parte dei genitori, e appunto uno dei primi studi sono i diari genitoriali. Sono annotazioni e descrizioni più o meno dettagliate e regolari di un genitore, che spesso è il padre, e osserva lo sviluppo linguistico del figlio. Però ci sono due limiti molto evidenti. La prima è la forma del diario in sé, e la seconda è la rappresentatività. La forma del diario in sé, in quanto non contiene dati puri, sono dati analizzati, trascritti, che sono selezionati tra quelli che l'osservatore considera più interessanti, e perciò risentono dal punto di vista di partenza, ma anche semplicemente dal punto di vista del ricercatore, che è tanto più specifico e potenzialmente fuorviante, ovvero il ricercatore sento anche più preparato a che cosa guardare e a come guardarlo, e saprebbe meglio guardare qual è lo sviluppo linguistico del bambino e come sta procedendo, ecco. La seconda è la rappresentatività, ovvero per le conclusioni che ci vogliono raggiungere di solito riguardanti l'apprendimento del linguaggio come un fenomeno generale, non solo quello del singolo individuo. Gli studi vengono effettuati su un singolo individuo e sono difficilmente confrontabili e incrociabili per la metodologia diaristica con cui sono compilati. Negli anni 60 del Novecento, gli studi basati sull'osservazione hanno ricevuto cioè un fortissimo impulso, ovvero studi longitudinali che seguono, cioè, un numero di bambini lungo di un arco di tempo piuttosto lungo, si parla anche di diversi anni, registrandoli in intervalli periodici in contesti familiari. La situazione appunto è cambiata a partire dai primi anni 80 con il sistema CHILDS, ovvero Child Language Data Exchange. È un sito che ha consentito e consente tuttora agli studiosi di condividere i propri dati resi perfettamente omogenei dall'uso di uno stesso sistema di trascrizione, ovvero il cosiddetto chat,
e completamente disponibili ai ricercatori tramite il web. Oggi è un vasto corpus di parlato spontaneo, con dati provenienti da 28 lingue diverse, e permette di studiare lo sviluppo linguistico di un vasto numero di bambini, inclusi bambini bilingui e gli individui affetti da varie patologie. L'unico limite è quello di essere, per forza di cose, episodici. È necessario integrare dati di osservazione con dati sperimentali, con varie tecniche che inducono il bambino a produrre una determinata forma. Questo fenomeno si chiama eccitazione linguistica. Queste tecniche variano a seconda dell'età dei bambini da testare, a seconda della domanda sperimentale, ovvero del fenomeno che si intende indagare. Essendo basati su protocolli sperimentali abbastanza brevi nella loro applicazione, gli studi delle citazioni consentono di ricerche di tipo trasversale e si possono raccogliere e confrontare i dati di diversi gruppi, anche numerosi di bambini, divisi per età o per lingua di acquisizione. Il test di Voog di Gleason è un esempio storico di questo tipo di tecniche. E una delle procedure più usate per la competenza linguistica dei neonati è il paradigma dell'assunzione non nutritiva, e è una tecnica che prevede l'uso di un secchiotto speciale, diciamo, collegato a sensori che misurano la frequenza e l'intensità di suzione, e si basa sul fatto che la forza con cui un bambino succhia è in qualche modo misura della sua tensione. Questo tipo di tecnica è stata adoperata e con grandi successi per dimostrare che bambini di pochi giorni e settimane hanno già una competenza fonologica sviluppatissima. Dal sesto mese in poi si adopera piuttosto il paradigma della preferenza nell'orientamento della testa, in cui la capacità di discriminare due input sonori viene stabilita verificando se il bambino porta o meno lo sguardo nella direzione e da dove proviene il suono, il dato che gli è più familiare. Per testare invece la comprensione di strutture complesse e presso bambini più grandi si adoperano spesso materiali come le vignette o altro di simile, ecco. Riguardo allo sviluppo della lingua, cioè il bambino inizia verso i 6 mesi circa con la lallazione o balbettio, e il bambino